18-14 per la Di Nuovo Banco di Sardegna in questa finalissima della Coppa Italia 2014. Dinamo in vantaggio 18-14 dopo i primi 10 minuti di gioco. Soprattutto Siena risente della cattiva mano da tre punti, 1 su 9, 11%, 41,7% invece da due punti per la formazione della Montepaschi. La Dinamo risponde col 50% a due punti, 37,5% da tre, che non è una cifra di quelle esaltanti, è una buona percentuale, sicuramente ottima in rapporto all'importanza della partita e soprattutto in rapporto alla prova di Siena dai 6,75. Squadre che sono entrate in campo con questi quintetti, mentre spara da tre punti Heinz che non trova la via del canestro. Giornata sicuramente no per l'ex di Milano, 0 su 5 al tiro, riceve Drew Gordon, scarica molto bene per De Vecchi, da 3, no, da 2 punti segna l'arbitro Mattioli, i primi 2 punti per il giocatore lodigiano, l'ottava stagione con la Dinamo Banco di Sardegna, vice capitano dopo il totem Vanuzzo. Pallone per Jeff Viggiano dall'altra parte, secondo ferro, ancora non trova il tiro pesante la formazione di Crespi, Marcus Green, vediamo, Sacchetti da due punti, il figlio di Meo, primo strattone a questa finalissima di Coppa Italia e lo strattone è di marca Banco di Sardegna Sassari, 22-14 il punteggio. Siamo al primo minuto del secondo tempo, schiede due piccoli, Meo Sacchetti, anche la zone press, recupera la palla Jack De Vecchi in campo con Brian Sacchetti, Marcus Green, Travis Diner e Drew Gordon, oltre a Jack appunto, mentre vediamo la formazione senese in questo momento deve fronteggiare un mismatch, Marcus Green, pallone per Brian Sacchetti, c'è il fallo di Matt Jennings. La Dinamo che sta creando problemi con questa zone press, li ha creati a tutte le squadre che ha incontrato, un'arma tattica di questa Coppa Italia, gente che difende, l'arma tattica schierata da Sacchetti con la zone press, i due piccoli e gente che salta, che corre, che difende. Vediamo Marquis, pallone per Drew Gordon, ottimo pick and roll, ottimo giocatore. Per quanto riguarda l'asse play pivot, e Drew Gordon arriva a quota 5, un fattore anche oggi Drew Gordon. Heinz, Hunter, Carter, Matt Jennings e Viggiano da tre punti. Siena risponde con Matt Jennings, il pretoriano di Crespi, sono i primi tre punti della sua gara. Marquis, ancora per Jack De Vecchi, palla in post basso per Drew Gordon, c'è un fallo, ancora un fallo fischiato contro Josh Carter. Josh Carter, ottimo tiratore da tre punti, primo fallo per lui, Josh Carter nativo di Dallas. Ultimo alla San Pietroburgo, 11 punti di media partita quest'anno invece di punti, 10,1 in campionato. Ancora Marquis, c'è il blocco di Drew Gordon, penetrazione, palla per De Vecchi, scarico fuori, prova Drew Gordon a tre punti, non è propriamente il suo pane, tiro tra l'altro anche un po' in allontanamento, il rimbalzo di Carter e la sfera è per Jennings. Questo è il terzo anno, il quarto, terzo anno con Crespi, prima con Casale, l'anno scorso con Crespi che era vice allenatore, coach, head coach era Banchi, prova ancora a tre punti Jennings, chiede troppo, tiro un po' forzato, pallone per Hunter, attenzione, canestro buono del grande ex e fallo anche di De Vecchi, quindi possibilità del gioco da tre punti. Otello Hunter, nativo di Winston-Salem, passaporto liberiano perché figlio di liberiani. Nel 2011 con Sassari 15 punti di media partita con quasi il 60% da due punti, 8 rimbalzi, quasi 19 di valutazione, prodotto della Hillsborough Community College di Tampa. Ultimo anno a 17 punti di media partita, ha giocato anche con l'Ohio State University, giocava con Greg Oden. 10 punti di media partita con Ohio State dove gioca Medio della Valle.
giusto per intenderci. Punteggio di 24-20 dopo che Hunter ha riportato sotto i suoi Marcus Green da 3. Marcus, il timbro dell'ex Avellino che sta iniziando veramente a convivere con Travis Diner e sta di quella che quello che veniva considerato un limite sta invece diventando una peculiarità della Dinamo. Ribaltamento, ci mette la mano Omar Thomas, alla fine la sfera è per la Dinamo. Omar Thomas, magari il suo score certe volte lascia a desiderare, però ci sono tante voci che vengono riempite nello scout del miglior giocatore del campionato per quanto riguarda le palle recuperate. Ne ha dato un saggio adesso, sfera di per Travis Diner. Su lui c'è Matt Jennings, che è un ottimo difensore, c'è il cambio, vediamo, viene servito Caleb Green che porta vicino a canestro Jennings, prova a giocare uno contro uno, ribalta per Marquise, ancora Sacchetti, attenzione, 5 secondi per andare al tiro, forza la conclusione, step back, Travis Diner ci mette la manina, la difesa di Siena che recupera la palla con Jennings, attenzione, Jeffy Giano, squadra molto fisica schierata da Siena in questo momento con Reggie Curno che completa il quintetto. Pallone in post basso, giocano contro uno, Hunter, ma che bravo Hunter, sono già 5 punti per lui. Otello Hunter dall'altra parte, lo schiaccione di Caleb Green, ormai un marchio di fabbrica, questa azione subito, un lancione lungo dopo il canestro subito, 10 punti per Caleb Green, veramente un giocatore straordinario, molto più forte di quello che abbiamo visto con l'Orléans. Lui reduce da un infortunio al tendine d'Achille, attenzione da 3 punti, Curno, traversone di Curno, la palla viene controllata da Sacchetti, poi ancora Marcus Green, Travis Diner si prepara sul cubo dei cambi, Drake Diner, c'è il blocco di Caleb Green, poi c'è un fallo fischiato contro Curno, assolutamente un altro giocatore rispetto a quello visto a Sassari nella partita vinta qualche giorno prima di Natale, partita vinta da Siena, ma ricordiamo la contemporaneità col funerale del direttore generale della Dinamo, Giovanni Cherchi, un vuoto tremendo ha lasciato Giovanni, che bello sarebbe dedicare la vittoria della Coppa Italia alla sua memoria. Ancora Marcus Green, gioca uno contro uno, pallone sotto, Omar Thomas sbaglia, poi c'è la stoppata di Josh Carter. Rimessa dal fondo con 4 secondi da giocare per la Dinamo Banco di Sardegna, più 7 dopo il più 8 di qualche minuto fa, la stoppata di Josh Carter, uno che insomma salta non poco, e time out chiamato stavolta dalla Dinamo Banco di Sardegna. Josh Carter, abbiamo detto, lui nativo di Dallas, classe 1986, abbiamo detto anche il 45% da 3 punti, era il miglior tiratore da 3 nel 2013 a San Pietroburgo, però ha esperienza anche al Maccabi Ashdod in Israele, 17 punti di media partita, quasi il 40% da 3, Oldenburg, cifra invece più contenute, 8 punti di media partita, 33% da 3 punti, prodotto della Texas University, quasi 14 punti di media partita l'ultimo anno, nei 4 anni di università da 3 tra il 39 ed il 50%. Grandissimo tiratore, con questi mezzi fisici forse dovrebbe cercare di più l'area o il pitturato, così come viene chiamato ormai nel linguaggio del terzo millennio. Invece Josh Carter è soprattutto un grandissimo tiratore, viene utilizzato soprattutto come 3, però potrebbe essere anche un buon 4. Si rivede Drake sul parquet, Drake, Travis Diner, forza Drake da 3 punti, mancava un secondo al termine, ancora Hines con la palla tra le mani, c'è il pick and roll di Hunter, non viene servito, ancora Josh Carter, riceve Vigiano, gioca uno contro uno su Caleb Green. Hines, vediamo, prova ad attaccare il canestro, Vigiano da 3 punti, palla sul primo ferro, ci mette la manina Drake, recupera la palla Marquise, supera la palla TV, subito nella metà campo di TV 12, cerca Caleb Green, palla giù, passaggio troppo pigro, viene recuperata la palla da Matt Jennings, attenzione, Vigiano, palla ancora per Jennings, su lui Caleb Green, c'è Hunter,
che viene marcato da Drake Diner, un fallo provvidenziale di Caleb Green. Di nuovo Banco di Sardegna, che comunque sta dando molto anche nella sua metà campo. È sicuramente lo step che ha permesso alla Dinamo di battere l'Olimpia, di arginare Reggio Emilia e in questo momento di condurre 29-22 dopo 16 minuti di gioco di questa finalissima, questo appuntamento con la storia per la Dinamo Banco di Sardegna. Heinz, pallone per Jenny, attenzione, tiro aperto, la palla, giochicchia sul ferro, il rimbalzo è di Omar Thomas che è tornato sul parquet. Drake Diner, Caleb Green, Travis Diner, Marcus Green, Omar Thomas, questi 5 schierati in questo momento da Meo Sacchetti. Ancora TD 12, c'è il mismatch, vediamo se viene servito Caleb, ancora palla fuori per Marcus Green, 6 secondi, prova da 3, TD 12, una sentenza dalla linea di 6-75. Diner, seconda bomba della partita per lui, 6 punti con 2 su 4 nel tiro pesante. Ancora Heinz, negativo nelle conclusioni. E stavolta mette a segno il primo canestro della sua partita. 32 per la Dinamo Banco di Sardegna, 24 per la compagine di Crespi, un po' perplesso. Capisce che se fa scappare, se fa tenere in controllo il match alla Dinamo Banco di Sardegna, le cose si mettono male. Invece cambio, esce Hunter, che era, a mio giudizio, uno dei migliori della formazione di Crespi, però è tornato Ortner, un altro che ha fatto la voce grossa oggi. Sfera per Caleb Green, no look per Omar Thomas. Sono il quarto punto per Omar Thomas, questo signor assist di Caleb Green. Pallone adesso per Vigiano, la bimane di Jeff Vigiano. Primi due punti per il giocatore con presenze in nazionale, nativo di Hartford, classe 84, va per i 30 anni Vigiano. Sette punti a 7 di media partita dal 2008 italiano. Prima esperienza europea dopo questo, è uscito all'Università del Massachusetts. Prima esperienza europea in Svezia col Norrköping. Ancora un minuto di sospensione. Dicevamo di lui, presenze in nazionale, 13 presenze per la precisione con gli azzurri di Pianigiani, con cui ha giocato anche nelle qualificazioni agli europei del 2013, con partite anche a Sassari. In rosa c'era anche Massimino Chessa. Lui ha il sogno, dopo il basket, di rimanere nell'ambiente sportivo, ha giocato anche a calcio e baseball, lobby del golf, quindi aspettiamo prima o poi una sfida con Travis Diner. Le mete preferite: Venezia, le isole greche e Las Vegas, l'astice a tavola. Avete visto inquadrata la curva della Dinamo, diverse centinaia le persone giunte non solo da Sassari ma da tutta la Sardegna, con un charter che è partito in mattinata da Olbia. C'è grandissimo fermento in tutta la Sardegna per quello che sta avvenendo, questo miracolo Dinamo, veramente un qualcosa di incredibile quello che sta costruendo la società sassarese presieduta da Stefano Sardara. Pick and pop tra Marquis e Caleb Green, vedete il fallo che viene fischiato contro la difesa della Montepaschi Siena. Caleb Green, un fattore, veramente un giocatore multidimensionale, un giocatore straordinario. Pensate che lui è stato 8 mesi fermo, infatti è l'unico giocatore americano dei nuovi arrivati a non aver avuto il biennale. Già 10 punti per Caleb Green, diventano 11, proprio perché c'era qualche perplessità per le sue condizioni fisiche, però poi sono state prontamente fugate e si è messo quasi subito a disposizione di Sacchetti e Caleb Green è diventato un giocatore assolutamente eccezionale. 45 punti per lui contro Varese, la miglior prestazione stagionale della Serie A, ma soprattutto 16 punti di media partita col 60% a 2 punti. Dinamo più 10 e palla in mano questi ultimi 2 minuti e mezzo. Pallone ancora per Caleb Green, extra pass per
Thomas, c'è la stoppata di Benjamin Ortner, ancora 10 secondi per l'attacco della Dinamo. Dinamo, ricordiamo, che sta attraversando un momento un po' così in campionato, reduce anche da una sconfitta contro Pistoia, c'era molto scetticismo prima di questa Coppa Italia, la scintilla dal terzo quarto con l'Armani Milano, adesso però disattenzione per la formazione di Sacchetti che perde la palla sulla rimessa, neanche un blocchettino, e alla fine si incartano Travis Diner e Omar Thomas, entrambi vicino alla linea laterale, anzi soprattutto Omar Thomas vicino alla linea laterale. Replay ci chiarisce la palla persa dalla Dinamo Banco di Sardegna, che deve rimanere concentrata, cercare di evitare questi errori, perché Montepaschi sulla carta è una buona squadra, ma soprattutto diventa un'ottima squadra nelle partite secche, perché è una compagine abituata a vincere, e questo non è poco. Jennings, il pick and roll, poi attacca in canestro il neacquisto della formazione, mamma mia Viggiano, un orrore di Viggiano che sbaglia il tap-in, ancora Travis Diner a momenti ci ha pensato su, in questo momento viene marcato da Eric Green, che un anno all'università è stato proclamato il miglior difensore della stagione. Ancora gioco uno contro uno, Caleb Green, vediamo il fallo, è stato fischiato contro Viggiano. Viggiano diceva fallo di Omar Thomas, gli arbitri la pensano diversamente, quindi sfera ancora nelle mani della Dinamo Banco di Sardegna, 1:42 da giocare. Non una prova da raccontare ai nipotini per Jeff Viggiano, questo primo tempo contro la Dinamo nella finalissima di Coppa Italia. E ci sono due tiri liberi, attenzione, viene richiamato coach Crespi che protesta contro Paternico, Carmelo Paternico, uno che insomma non la manda a dire ed è pronto a prendere delle decisioni drastiche. E adesso c'è un cambio nelle file di Siena, esce Viggiano e rientra Spencer Nelson, quindi l'esperimento di Viggiano da 4 si può dire fallito. Due tiri liberi per Omar Thomas, 4 punti per lui, diventano 5 per il giocatore originario di Filadelfia, ricordiamo classe 1982, MVP della stagione del 2011 con Avellino, 6 per Omar Thomas. Con la Dinamo che allunga, 38-26, massimo vantaggio per la formazione di Sacchetti al 19esimo, allunga con la Dinamo in questo momento assolutamente dominatrice del match. E dall'altra parte Eric Green batte un colpo nell'attacco del Montepaschi Siena, 4 punti per lui, palla nelle mani di Travis Diner. Riceve Caleb Green, ribaltamento per Omar Thomas, su lui Josh Carter, esce Drake Diner che viene marcato da Eric Green, prova a portarlo vicino a canestro, vediamo un po', scarica fuori, ancora per Caleb Green, pallone per Drake, 5 secondi per andare al tiro, attacca il canestro, c'è un fallo di Spencer Nelson, certo che vedere questi falli fischiati contro Siena, questi falli che ci sono tutti, guardate qui, c'è il contatto, lo tocca, non lo può toccare, inutile che ci giriamo attorno. Secondo il fallo di Spencer Nelson, il secondo per il giocatore nativo di Pocatello, classe 1980, nazionalità dell'Azerbaigian. Drake mette a segno il suo terzo punto dopo un'ampia pausa. Terzo punto per Mandrake con coach Mio Sacchetti che catechizza Travis Diner. Secondo tiro libero per Drake Diner, miglior tiratore da tre del campionato. Diventano 4 i punti per lui. Drake Diner assolutamente devastante contro Milano. Segnava veramente da tutte le parti del campo. Un paio di bombe dal giardino di casa sua hanno fatto finire lo sconcerto e la depressione anche al patron dell'Armani Milano e anche al pubblico milanese. Caleb Green dai 6,75-15 per lui, il classe 1985, oggi veramente devastante, 3 su 3 a 3 punti come ci mostra la grafica, finta la conclusione, ancora Heinz, niente, solo primo ferro, non in giornata Heinz.
Heinz, che sembra tornato quello di Milano, giocatore nativo di Irving, 27enne, 4 punti e mezzo di media partita, perché bisogna considerare a non scadere il 45-28 firmato da Drake Diner, 6 punti per lui, Dinamo assolutamente in controllo. Dopo i primi 20 minuti, linea regia, ci sentiamo per l'inizio del terzo quarto.